Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo finalmente l'aggiornamento annuale di tutte le mie vasche d'allevamento. Come sempre, prima di partire con il video vi specifico che non vedremo tutte le vasche, ma ne andiamo a vedere qualche decina giusto per capire i metri di allevamento e cosa ci allevo dentro. Specifico anche, prima che me lo chiedete ovunque, che le vendite partono a fine settembre, inizio ottobre. E soprattutto dico anche che non effettuo spedizioni. Questo perché spedire pesci vivi in Italia è illegale. Ma non è questo il video dove trattare l'argomento. Quindi detto questo, le prime vasche con cui voglio iniziare sono alcune delle vasche del settore dei betta. Anche in questo caso non le vedremo tutte, ne vedremo solo un paio di accrescimento, qualcuna per gli adulti e poca altra roba. Non vedremo tutta la parte di suddivisione dei betta maschi, molto semplicemente perché purtroppo, soprattutto sul web, quando c'è qualcuno che non conosce i metodi di allevamento dei betta e non conosce soprattutto l'etologia dei betta, quando si vede davanti centinaia di betta maschi divisi tra di loro con bottiglie e metodi simili, grida al maltrattamento animale, quando in realtà se studiasse un minimo l'etologia di questi animali, i metodi di allevamento, capirebbe che sono metodi tutt'altro che inadatti all'animale, ma sono in realtà metodi perfetti per farli crescere sani, belli e di qualità. Detto questo, vediamo le vasche di accrescimento. Io utilizzo i 45 litri dell'IKEA, quindi molto semplice ed economico, perché appunto sono vasche già pronte così. Come tecnica utilizzo semplicemente aereatore, messo al minimo giusto per muovere l'acqua senza neanche la pietra porosa, e un termoriscaldatore posto sul fondo, importantissima questa cosa, poi vi spiego perché, e null'altro. Qualcuno noterà l'acqua limpida e si chiederà se per caso magari non le sto crescendo in acqua tenere acida. Ci tengo a specificare anche questo, essendo questo un allevamento non posso stare lì a mettermi con l'osmosi, con la torba KH3 eccetera, diventa tutto molto macchinoso. Allora molto semplicemente acidifico l'acqua con acido cloridrico. Ci tengo a sconsigliarvi di utilizzarlo perché la sua pratica può essere molto pericolosa, nel senso che può essere pericoloso sia per voi ma per gli animali stessi, perché è una sostanza comunque abbastanza pericolosa. Quindi evitate di utilizzarlo se non perché veramente vi serve. Quindi non uso osmosi, ma semplicemente l'acqua di rete, che nel mio caso parte già abbastanza tenera con un KH di 5 e con un pH di 7, la vado ad acidificare con acido cloridrico. Il cloridrico, molto banalmente, una volta messo in acqua si tramuta in cloro e poi evapora. Ovviamente si tratta l'acqua a parte, e poi una volta che è pronta, acidificata, io tengo in genere un 6 di pH, la possiamo utilizzare per i pesci, diventa innocua. Comunque detto questo, come vedete il termoriscaldatore sta in fondo, perché quando cambio l'acqua nelle vasche di accrescimento i cambi d'acqua sono totali e quotidiani. Non totali, in realtà qualcosa di acqua rimane, ma giusto quei 2 cm sul fondo che mi mantengono il termoriscaldatore appunto bagnato. Se non ci fosse il termoriscaldatore la potrei anche cambiare tutta e lasciare ripetere 1 mm di acqua, però questo non è possibile. Il termoriscaldatore, seppure è estate, io lo uso perché comunque all'esterno in estate comunque le temperature possono scendere, e ho notato per esperienza personale che soprattutto quando i betta hanno una giovane età, se la temperatura si abbassa di colpo, quindi questi sbalzi di temperatura possono inficiare sulla buona crescita degli animali. Quindi metto i termoriscaldatori, si accendono poco, giusto un paio di ore alla notte, non di più, però mi assicuro poi la qualità degli animali. Detto questo, come vedete molto semplice, l'alimentazione la conoscete, ne ho parlato nel video della riproduzione dei betta. Qua vedete anche poi varie vasche di suddivisione, c'è la bettiera, quelle che avevo in casa, c'è un'altra bettierina a 3 posti e poi varie altre vaschette con adulti e cose varie. A terra, come vedete, c'è una cassettina con qualche betta diviso, perché quotidianamente vengo qui a controllare quali soggetti sono pronti da suddividere. Dopodiché li prendo, li metto qui e poi li sposto nel settore dove ci sono tutti i betta maschi, che comunque sono suddivisi con le bottiglie, però come vi ho detto evito di farli vedere perché purtroppo ci sono persone molto polemiche che preferiscono dar credito alle loro opinioni, che per la scienza valgono nulla, piuttosto che magari alla letteratura scientifica o le evidenze che appunto possiamo notare quando si alleva. Come vi ho detto, comunque queste sono solo alcune delle vasche dei betta. Detto questo, passiamo alle prossime vasche. Partirei dalla parte di quelle laterali, di quelle che vedremo oggi. La prima è un 60x40x40, questa la realizzo con le piastrelle e un vetro davanti, molto semplicemente perché sono economiche, anzi non mi sono costate praticamente nulla se non il silicone, erano tutti materiali che avevo già.
Per quanto riguarda le coppie di scalari, anche qui la tecnica è semplice: termoriscaldatore, questa volta non aereatore ma filtro ad aria. Non uso il cono da deposizione ma utilizzo dei mezzi vasi di terracotta tagliati a metà. Mi ci trovo meglio, ho notato che gli scalari preferiscono spesso deporre nella parte orizzontale del vasetto, cosa che invece nel cono da deposizione che si usa ad esempio per i discus non c'è, quindi appunto li utilizzo e mi trovo molto bene, e con il vasetto vado a coprire il filtro ad aria. Nulla di più, ovviamente asettica, senza fondo, cambi d'acqua quotidiani anche qui, questa volta di un 20%, e nulla più, anche qui acido cloridrico per acidificare, per questo non notate l'acqua tanninica, però è un metodo molto pratico e che mi dà ottimi risultati. Passiamo alla vasca accanto, questo è un caridinaio allestito con un fondo di sabbia fine, un po' di piante, molto semplice. Sto tenendo le neocaridine Davidi all'esterno, sono le red cherry. Ho cominciato a mettere qui tutti gli scarti, ma devo dire che sto notando che con la luce naturale gli scarti, che erano scarti in casa, qui stanno prendendo delle colorazioni molto belle, quindi comunque le ho recuperate e si stanno anche riproducendo. Le lascerò poi fuori tutto l'anno, visto che ci possono stare. Non vi posso dire altro perché non c'è niente da dire, è molto semplice. Anche qui cambi d'acqua quotidiani, però del 10%. In questo caso però acqua di rubinetto così com'è, KH5 e pH7. Passiamo alla vasca accanto, in questo caso si tratta di un acquario di un centinaio di litri. Qui ho gli ultimi girini di Xenopus levis, sono quasi tutti ancestrali e qualche albino rimasto. Sono una novantina, forse anche qualcosa in meno, quindi proprio gli ultimi che mi sono rimasti li ho spostati dall'acquario più grande dove li tenevo e li ho messi qua. Pian pianino ogni giorno qualcuno va a metamorfosare e lo metto con le altre. A questo punto passiamo alla vasca accanto, ulteriore vasca, ed è l'ultima che vi faccio vedere degli scalari, sono le stesse misure della precedente, anche qui termoriscaldatore, filtro ad aria e mezzo vasetto per la deposizione delle uova. Questa peraltro è la mia coppia preferita, il maschio è davvero di una qualità davvero alta, non lo dico per vantarmi, ma la qualità di questo esemplare è davvero altissima, la perfezione per quanto mi riguarda, non nei colori, sono dei silver, nulla di particolare, però la forma di questo esemplare è pressoché perfetta, non noto nessun difetto, poi è grande senza nessun problema alle pinne eccetera, mi piace veramente. La femmina non è niente di particolare, anzi adesso ha anche le pinne rovinate perché purtroppo il maschio è particolarmente aggressivo e nell'ultima riproduzione che ho fatto, poi faccio vedere anche gli avannotti, l'ha praticamente massacrata per spingerla a deporre, però comunque si sta riprendendo anche lei, peccato perché comunque sono dei bei esemplari. Detto questo, passiamo alla vasca accanto. Si tratta di un 130 litri, qui ho tutti gli Handler Black Bar. Anche qui questa è una vasca semplice, molto simile al caridinaio, solo che non c'è fondo. Anche qui cambi d'acqua di un 10-20% ogni giorno, facendo attenzione a non aspirare gli avannotti. Io ho una mia tecnica per i cambi d'acqua, che è utilizzare un tubo, mi sembra, da 80 mm, se non di più, quindi un tubo molto grosso. Quindi i cambi d'acqua sono davvero veloci, non ci metto ore e ore a fare magari 80 vasche. Passiamo alla prossima vasca, 180 litri cubico, qui ho un nuovo ceppo di portaspada, sono dei portaspada koi, li trovo davvero stupendi, li ho cercati per anni, quest'anno sono riuscito a trovarli, erano un trio, due femmine e un maschio, il maschio però era molto debole fin dall'inizio, infatti nel giro di una settimana purtroppo è morto. Le femmine però sono gravide, quindi dovrei riuscire a mantenere il ceppo. Vedrò come andrà, comunque chiaramente questi non sono pesci che poi saranno disponibili a fine estate perché appunto sto cominciando adesso, o meglio li ho da un mesetto, però si sono ambientate, ancora non hanno partorito e comunque mi servono solo per aumentare un po' i riproduttori, poi si vedrà per gli altri anni, però li trovo davvero davvero belli. Passiamo alla vasca accanto, 360 litri, forma ottagonale, Guppy Blonde Red. Anche qui gestione semplice, acqua di rubinetto, KH5 e pH7, non c'è filtro, che qui gestione classica delle vasche di allevamento, quindi cambi d'acqua quotidiani, nel caso dei pocili un 20% per quanto mi riguarda va benone. Ci sono le ninfee, c'è anche qualche pianta galleggiante. Questa è la vasca dei riproduttori, in genere quando vado a vedere gli avannotti, quindi quasi ogni giorno visto il numero di femmine, li recupero e li vado a mettere nelle vasche di allevamento per l'accrescimento. Ovviamente i riproduttori non predano gli avannotti perché sono innanzitutto ben alimentati, vengono alimentati più volte al giorno con mangimi diversi, do il cibo vivo a metà giornata, la mattina invece do un pellettato per carpe koi che ha a livello nutrizionale secondo me degli ottimi risultati sui guppi, e
poi invece la sera do un granulato proteico, che è quello per i discus. Passiamo alla vasca accanto, 300 litri, in questo caso ho Danio Rerio, c'è anche qualche avannotto di Rutilus SP, non conosco la sottospecie, e poi ho anche dei pesci rossi, sono due orifiamma, un Blackmoor e un telescopio. Sono tutti in accrescimento. Per quanto riguarda i Danio Rerio, qualcuno magari si chiede se sono compatibili con i pesci rossi. Allora, sono subtropicali i Danio Rerio, quindi acqua fredda, al contrario di come qualcuno li tiene. Non freddissima, però 18-20 gradi sono il top per tenerli. Ovviamente se in estate fa più caldo e non abbiamo modo di raffreddare troppo, fa niente, soffriranno un pochino, ma nulla di grave. Per quanto riguarda la convivenza con i pesci rossi, allora vi dico, avrebbero bisogno di acqua un po' più movimentata. Per questo motivo poi i Danio Rerio li sposto nel laghetto. Per ora li ho tenuti qua perché comunque ho dovuto riprodurli più volte, quindi per il momento sono qui. Poi sposterò tutti questi esemplari in laghetto e questa la userò per fare altro. Passiamo alla vasca accanto, 250 litri, come vedete vanno a scaglioni di 50, queste vasche ottagonali. In questo caso ho due coppie di ramirezzi e anche qualche avannotto di scalare. Come vedete in questo caso non c'è sabbia sul fondo, è un po' una pecca perché per i ramirezzi serve, però diciamo che in una gestione del genere la sabbia avrebbe dato solo problemi, soprattutto per quanto riguarda la pulizia, quindi quest'anno ho voluto evitarla, magari la prossima volta proverò, non ne sono sicuro. Anche qui cambi d'acqua, in questo caso anche del 40% quotidiani, ovviamente acqua tenere acida, quindi con l'acido cloridrico. Poi andrei a vedere le vasche in cemento. Allora, questa qui è un 300 litri all'incirca per l'accrescimento dei guppi Blonde Red, è una delle vasche di accrescimento per i guppi, ne ho vari. Molto semplice anche qui, filtro d'aria, piante sia crescita rapida che galleggianti, messe lì giusto per fare un po' di riparo, i cambi d'acqua quotidiani che qua del 20%, alimentazione due volte al giorno più il vivo che direttamente sta in vasca, che io comunque aggiungo ogni volta che finisce, e nulla, gestione per quanto mi riguarda semplice. Qui crescono abbastanza veloci, non troppo come vorrei, perché purtroppo le temperature in questa vasca non sono altissime. In passato ho allevato guppi anche sopra i 30 gradi, con questo tipo di alimentazione i risultati erano migliori, però purtroppo questa vasca riceve ombra e non posso fare molto. Vedrei anche le altre vasche in cemento, qui è tutto un work in progress, quindi ne vedete una o due, almeno adesso che registro l'audio del video, però qui vorrei mettere una fila di 4 vasche, quindi 270 cm di lunghezza divisa in 4 e poi profonda 80 cm, quindi diciamo vasche all'incirca di 230 litri l'una. Comunque la prima è dedicata ai Trichogaster Lalius, questi sono i miei 4 esemplari, che sono la coppia riproduttrice che acquistai un paio di anni fa, e poi anche due femmine che sono nate da me, che ho deciso di tenere l'anno scorso. Passiamo alla prossima vasca, vi faccio vedere il trio delle vaschette per l'Xenopus levis, qui saranno all'incirca un'ottantina, novantina, non so precisamente quante. Comunque sono tutte Xenopus levis principalmente ancestrali, ma c'è anche qualche albina. Stanno in questo tipo di vasca perché avevo inizialmente pensato di fare una vasca grande per tutte le piccole Xenopus, però in primis si è presentato il problema di doverle poi dividere per taglie, perché le più grandi mangiano le più piccole e quindi più vasche grandi da gestire in quel modo, e sarebbe stato complesso perché sporcano davvero tanto, sono tante, 80-90, ora non so precisamente, defecano tutti i giorni, mangiano tutti i giorni, sporcano, e dovrei andare a sifonare la vasca evitando di aspirarne qualcuna, sono piccole, sono tante, diventa complicato. Allora ho pensato, questo tipo di fauna box che hanno il coperchio di rete, io molto semplicemente li capovolgo, tutta l'acqua esce, loro rimangono dentro e aggiungo l'acqua. In pochi secondi io cambio l'acqua, una novantina di esemplari. Quando si alleva ci deve essere la praticità, la funzionalità, ovviamente nel rispetto degli animali, quindi si deve andare anche a trovare qualche tecnica che permetta poi di fare tutto nel migliore dei modi senza perdere troppo tempo, anche perché quando le gestivo nel modo precedente capitava di aspirarne qualcuna, poi la dovevo andare a ricercare sul pavimento, veniva complicato. Passiamo alla prossima vasca, si tratta di un 200 litri o 250, ora non so precisamente, in pietra. Qui ho i molli balloon. Sono anni che non avevo a che fare con i molli balloon, però li trovo davvero carini, interessanti e poi, diciamoci la verità, anche molto richiesti negli ultimi anni. Quindi ho deciso di prendere. Sono più varietà, ho i black, i white, gli orange, i dalmata, qualcosa sull'ancestrale, poi c'è il doppio colore, ora mi sfugge il nome della varietà, comunque ne ho di davvero interessanti. Sono molli balloon, non velifera balloon, che sarebbe la poecilia latipinna, questa invece è Spenops, quindi dimensioni un attimino più contenute.
Come vedete, loro stanno con i loro avannotti, non c'è nessun problema di predazione, sia per come li allevo io che in generale. Sono pesci un po' tozzi, un po' impacciati, bisogna dirlo, e che i loro avannotti non li sfiorano neanche minimamente. Questa è una vasca che mi dà ottimi risultati, come vedete acqua sempre aperta a gocciolare, quindi i costi non sono alti perché si parla di pochi litri al giorno. La vasca è di pietra, quindi raccoglie il calore tutto il giorno e riscalda l'acqua, e poi lo rilascia la notte e continua a riscaldare l'acqua, quindi non ho picchi di temperature e problemi. È forse una delle vasche migliori che ho. Anche qui piante acquatiche eccetera. Alimento qui principalmente la mattina con un granulato per Discus, e poi a metà pomeriggio larve di zanzara o Chironomus, dipende quel giorno cosa decido di dare. La crescita comunque è molto veloce, ma in generale nel genere Poecilia piuttosto che Xiphophorus o Xiphophorus la crescita è più veloce e sono meno soggetti a blocchi della crescita. E inoltre comunque devo dire che i molli balloon ancora di più hanno una crescita più veloce. Ora non so se sia solo una questione di mio metodo di allevamento o in generale, sono cose che approfondirò, però ci tenevo a raccontarvi questa cosa. Siamo alla prossima vasca, vi faccio vedere il laghetto da 1500 litri, anche quest'anno è dedicato ai poecilidi. Ci sono anche in realtà molti avannotti e adulti di Rutilus SP, non so onestamente quale sia la sottospecie, anche perché la classificazione, oltre ad essere proprio semplice, purtroppo sono soggetti a ibridazioni tra le varie specie, quindi non è semplice da parte mia dirvi qual è. Comunque Rutilus ci va bene come classificazione, almeno a me sì. Per quanto riguarda le specie di poecilidi, quest'anno non ho gli handler qui dentro, ma ho i guppi. Quindi guppi è una varietà nuova che sto creando io, per ora si chiama Taxido, però poi deciderò come nominarla. Comunque lo dico per trasparenza, sono partito dai Taxido Magenta, una varietà relativamente recente e ancora non troppo stabile. Da quella ho cominciato a lavorarci su nell'ultimo anno e sono arrivato a queste colorazioni qui che trovo molto interessanti. Sembrano quasi come se i guppi fossero colorati con un pastello, con dei colori ad olio, li trovo davvero carini. Comunque c'è da lavorarci parecchio, è una varietà mia, ripeto, però già sto vedendo che è abbastanza richiesta, vedrò poi quanti ne produrrò. Poi ho i plati, anche quest'anno i Mickey Mouse, molto carini. Poi ho i Black Molly, anche quest'anno come l'anno scorso. E poi ho i portaspada. I portaspada sono tutti pineapple di varie colorazioni, ci sono quelli tutti gialli, tutti arancioni, grigi e arancioni, comunque sono un po' un mix. Bellini, carini, grandi, qui vengono veramente grandi, superano i 10 cm, soprattutto i maschi con la spada. Le femmine però sono veramente possenti, anche se più corte. Poi, cos'altro vi dico? Gli avannotti, come vedete, sono parecchi, di Rutilus, ma anche dei vari poecilidi. Tutto bene, procede tutto perfettamente. Come vedete ci sono un po' di alghe filamentose, sì, però in realtà sono contento che ci siano, perché offrono riparo agli avannotti. Fosse stato un laghetto normale, l'avrei tolto e avrei fatto in modo che non crescessero più, andando a vedere un attimino magari il rapporto tra il fosfato e i nitrati, però in questo caso, ripeto, mi fanno comodo. Nella vasca accanto, che è un laghetto da 8000 litri, questo non è il tour dei laghetti, però siccome li uso anche per allevare, ve li faccio vedere. Ho Tanictis albunubes, proprio come allevamento, e anche i Macropodus opercularis, soprattutto i Macropodus opercularis, che stanno un attimino riprendendo piede, e anche un pochino grazie a me devo dire che ne parla un attimino di più, soprattutto sui social, e quest'anno sono abbastanza richiesti, devo dire, ne stanno venendo su parecchi. Quelli che sono nati l'anno scorso, quest'anno sono perfettamente adulti, belli, colorati, grandi, sono molto soddisfatto, è inutile negarlo. Qui convivono anche con altri pesci, tra cui i pesci rossi, le tinche e qualcos'altro. Prossimamente inserirò anche i Danio Rerio, che li sposterò qui, tanto qui al sud so che possono stare bene fuori tutto l'anno. I Tanictis addirittura tenuti fuori tutto l'anno, anche con una temperatura di 2,5 gradi, che qui da me in Sicilia è anomala, però l'ho misurata un paio d'anni fa. Loro erano gli unici comunque attivi che sguazzavano e nuotavano normalmente, quando invece tutti gli altri pesci erano sul fondo in bruma, diciamo. Quindi molto interessante questa cosa. Poi le due vasche accanto, ovvero lo stagno da 500 litri e il pond da 220, sono al momento vuoti, senza pesci, però ci allevo le dafnie. Quindi molto semplicemente le catturo quotidianamente, quelle che mi servono, e le uso come cibo vivo. Poi vi faccio vedere anche lo stagno più piccolo da 300 litri, qui ho le gambusie, gambusia affines. Non sono estremamente richieste, però comunque ogni tanto a qualcuno fanno comodo, perché mangiano le zanzare, le mettono nei laghetti, eccetera. Quindi io le tengo. Non le tengo con gli altri pesci, perché altrimenti impedirebbero la riproduzione praticamente di qualsiasi cosa. Sono estremamente voraci.
Ora vi faccio vedere anche una carrellata di tutte le vasche d'allevamento per il cibo vivo, anzi una parte, quindi vedete quelle di legno e telo, le utilizzo per le dafnie e le larve di zanzara, poi qualcuna più piccola come queste oppure queste, devo dire, poi ne ho anche alcune più piccole sempre per dafnie, tubifex o stragodi, le utilizzo molto per i piccoli betta. Comunque, in linea di massima vi ho fatto vedere bene o male alcune cose interessanti. È rimasta forse qualche specie non trattata, come i Puntus titteia, che li sto riproducendo, ne ho parecchi. Non vi ho fatto vedere gli avannotti di Danio Rerio, però in linea di massima vi ho fatto vedere quali sono i miei metodi, come faccio, cosa ho. Il video sta venendo anche abbastanza lungo, quindi detto questo, se avete domande fatemele nei commenti, nessun problema. Vi ricordo che ho la pagina Instagram, ma non riesco a rispondere alle chat, sono ormai veramente troppe e ormai il profilo è praticamente intasato, però lo uso per le storie quasi quotidianamente, almeno adesso nel periodo estivo. Peraltro trovate anche varie storie in evidenza interessanti, soprattutto per l'allevamento. Detto questo, io credo che non ci sia altro da dire, vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.